Stai dimenticando che il concerto è a Filadelfia e non qui. Se continui ancora, perdi il treno. Cosa? Ecco, ti ho preparato la camicia. Grazie. Io proprio non riesco a capire perché tu non voglia venire con me. Chi si occupa di tutto? Chi guarda se la mia cravatta è annodata bene, se è dritta o storta? Beh, una volta tanto se ne occuperà la sarta. Ehi, credo di averti viziato, sai? Devi abituarti a non dipendere da me. Metti che mi capiti un incidente, che mi rompa una gamba. Marina, smettila, non dirlo neanche per scherzo. Mi dà fastidio sentire parlare di queste cose. Sì, scusami. È vero, Alberto. Sono una stupida. La settimana scorsa non sei voluta venire a Boston. Ora non vuoi venire a Filadelfia. Si può sapere che cosa ti sta succedendo? Lo trovi così strano che qualche volta io voglia starmene un po' da sola? No, dico, dopo tutto non siamo sposati da ieri. Ma che cosa significa? Credevo ti facesse piacere viaggiare con me. Stare con te, sì, ma sono anche stufa di correre per il mondo. Per non vedere altro che teatri, sale da concerto e aeroporti. Sono tutti uguali. E anche i tuoi concerti, se proprio vuoi saperlo. Silvana, per favore, chiuda la valigia. Sei nervosa oggi? Perché? Che c'è di strano? Ti sorprende che abbia voglia di vedere New York invece che venire a sentire il tuo Chopin per l'ennesima volta? È normale che una donna preferisca camminare per le strade, entrare nei negozi e passarci magari mezza giornata. Ti stai comportando da sciocca. Sapessi quante donne vorrebbero correre in giro per il mondo come fai tu. Come meno, di sicuro. Vado in giro per il mondo e non lo vedo, come una hostess. Non è vero. Abbiamo passato momenti bellissimi insieme. Hai ragione, Alberta. Ma non è questo che volevo. Sto dicendo un sacco di sciocchezze e non so nemmeno io perché. Forse sono un po' esaurita. Andare sempre di corsa da una città all'altra mi ha stancata. Ora non desidero altro che tornare a Milano, a ritrovare la nostra casa, dormire nel nostro letto. Sì, Marina, lo so, ti capisco, ma la mia vita è così. Alberto, ti accompagno alla stazione. Questo è un sacrificio per te? Sì, tu che ne pensi? Mi mancheranno i tuoi applausi stasera a Filadelfia. Sono quelli che sento di più. Ne avrai tanti altri. Stai tranquillo. Sì, ma mi sentirò ugualmente solo. È per poco. Domani finalmente ritorniamo in Italia. Sembrerebbe che l'America non ti piace. No, non è così. Ma vedi, sarà questo soggiorno a New York. Non so, questa città che mi sorprende sempre e non mi emoziona mai. I suoi ponti, le sue costruzioni, sono come una sfida che ti fa restare incantato. Ma con una voglia pazza di scappare. Allora fuggiamo insieme a Filadelfia. No, non cambierebbe niente. Anche se ti sembrerà un controsenso, preferisco rimanere qui, a camminare per New York. Allora dimmi, che cosa farai oggi a New York tutta sola? Ah, voglio occuparmi di me, guardare i negozi, le vetrine. Secondo me tu hai un amante. Può darsi. Tu con la tua musica davanti agli occhi nemmeno te ne accorgeresti. Può darsi. Ai, non stringermi così la mano, mi fai male. Alberto, vieni qui un attimo. Che belle le sue mani, maestro. Allora perché non le segue? No, arrivederci e cerca di non stancarti. Domani partiamo per Milano. Sì, amore. Ciao. Presbyterian Hospital, please. Thank you.
Insomma, professore, che cosa dovrei fare? Il fatto che lei domani debba partire, signora, complica molto le cose. Fino a questo momento non abbiamo ancora gli elementi necessari per una diagnosi precisa. E allora? Se lei non crede di potersi ricoverare qui da noi, lo dovrà fare al più presto possibile. Consiglierei appena arriva in Europa. Si tratta di analisi complesse che richiedono molto tempo, grazie. E una assoluta disponibilità del paziente. Sì, capisco, va bene, professore, ma si può curare? A questa domanda le si potrà rispondere con precisione solamente dopo il referto delle analisi. La prego. Le raccomando soprattutto di non trascurare le precauzioni che le hanno consigliato. Una gravidanza sarebbe pericolosa. Lo so. Questo è il referto, lo consegni al suo medico in Europa. La prego, professore, mi usi una cortesia. Lo spedisca al professor Aligny a questo indirizzo di Ginevra. Non a casa mia, mi raccomando. Mio marito non deve sapere nulla. Come desidera, signora. Grazie. Su tre colonne. Alberto Reggiani, sublime interprete di Chopin. Lo scrive Altman, il critico più importante d'America, e il meno tenero anche. Senti cosa dice. Non sappiamo quale altro concertista sia in grado oggi di interpretare Chopin con altrettanta raffinatezza. Ricco di espressione e vigoroso nella forma. L'articolo è bellissimo. Scusa, ho voglia di bere qualcosa, mi accompagni al bar? Contenta di tornare a casa? Mm-hmm. E se invece di andare a casa nostra andassimo direttamente a Parma dai miei per qualche giorno? Lì ti riposeresti davvero. E poi non avresti neanche la preoccupazione della casa. Ma per il tuo concerto a Parma manca più di un mese, no? Sì, ma sarebbe un'occasione per stare un po' tranquilli, credo. E faccio anche contenti mio padre, mia sorella e la vecchia Ines. Perché fai quella faccia, non ti va? Buongiorno, bentornato. Buongiorno, Matteo. La prego, mi raccomando la valigetta rossa. Stia tranquilla, sì. Buongiorno, signora, bentornata. Buongiorno, Bettina. Come va? Bene, grazie. Tutto a posto? Sì, signora. Ah. Apra le finestre, per favore. C'è un odore di chiuso. Subito, signora. Guarda anche per me. Ci sono novità? Beh, dammi il tempo di guardare almeno. Allora, andiamo a Parma o no? Veramente... non ne avrei tanta voglia. Ti dispiacerebbe se andassi un po' dai miei in Svizzera? Dai tuoi? Come ti è venuta quest'idea? Perché? Hai qualche motivo particolare? È successo qualcosa? Non è successo niente. Voglio stare un po' con i miei. Che c'è di strano? E poi a casa tua non mi sento a mio agio. La trovo opprimente. Non sei molto gentile, Marina. I miei ti vogliono bene, lo sai. Sì, ma mi tengono sempre gli occhi addosso e questo non lo sopporto. Come ti vengono certe idee?
Tua sorella ogni volta che mi vede la prima cosa che mi dice è sempre: quando è che vi decidete a farmi avere un bel nipotino, eh? Guarda che idee. E che ci sarebbe di male dopo tutto? E va bene. Restiamo a Milano, facciamo pure come vuoi tu. No. Tu va a Parma che io vado dai miei. E così siamo contenti tutte e due. Ma cosa diavolo stai dicendo? Non ha senso. Può darsi che siano cose senza senso, ma in fondo si tratterà solo di pochi giorni. D'accordo, va bene. Allora domani io vado a Parma, papà sarà contento. Non lo vedo dall'anno scorso. Tu fa quello che vuoi. Alberto, io volevo... Sì? Ah, Giovanni, sei tu. Sì, sì, siamo rientrati da poco, ti avrei chiamato io. Sì, per me sta bene. No, senti, volevo dirti di non prendermi impegni prima di Parma, perché sono stanco. Sì, sono stanco, vorrei riposarmi un po'. Parigi? Non faresti in tempo a rimandare? E allora va bene, ma solo Parigi. Se mi devi richiamare, sappi che da stasera sono a Parma. Sì, a casa di mio padre, sì. Incidiamo il mese prossimo? Bene, va bene. Ciao. Che cosa mi stavi dicendo? Ah, non lo so, non me ne ricordo più. Hai cambiato idea? Ecco, ricomincia il telefono. Te l'avevo detto che qui non c'è mai pace. Sei arrabbiato? No. Solo un po' amareggiato. A Parma starai benissimo. E tua sorella sarà molto contenta di averti un po' a casa. Verrai per il mio concerto? Sì, certamente. Un mese in fondo passa presto, no? Dipende. Ti aspetto per il concerto, lo sai bene quanto ci tengo. Cercherò di raggiungerti per il tuo compleanno. Ah già, non me lo ricordavo proprio. Grazie. A presto, Alberto. Lascia stare, faccio io. Caro. Papà, Rosa, come sta? Ecco il giramondo. Caro. Ah, com'è bello risentire l'odore di questa casa. Come stai? Molto bene, grazie. E Marina? Marina, abbiamo gli operai in casa. Mi raggiungerà appena le sarà possibile. Ah. Adesso però ti fermerai qualche giorno a riposarti qui a Parma. L'hai promesso. Parlano del tuo concerto qui a Parma. E c'è anche della tournée in America. Sì, papà. Ah, signorina, vorrei Ginevra. 3746897. Sì, il mio numero è 40255.
A domani, Alberto. Scusami, sai, ma io vado a letto sempre presto. Buonanotte, papà. E grazie di tutto. Sempre in gamba, eh? Tutto bene a casa? Sì, sì, tutto bene. Sta tranquillo. Ha ragione la Ines. Ti trovo un po' sciupato. Perché non ti prendi un bel mese di vacanza? Lo dico anche per me. Mi manchi, sai? Buonanotte, papà. Pronto? Ah, sì, Ginevra. Oh, buonasera, signora. Sono Alberto. Come sta? Marina è già arrivata? Sì, ma in questo momento è fuori. Ah, sì. Per favore, le dica di chiamarmi a qualsiasi ora, tanto io rimango a casa. Va bene. Grazie. Avanti. Ti ho portato l'acqua per la notte. Ah, lascia stare, che te la dispo io la valigia, va? Grazie. Ah, ecco qua. Le maglie pesanti non te l'hanno messe. Io lo sapevo. E neanche le calze di lana. Ecco perché hai sempre i piedi freddi tu. Ma andiamo, Ines, è quasi estate. Ma cosa c'entra? Tu la maglia pesante la devi portare sempre. Ah, gliel'ho detto tante di quelle volte a tua moglie. Si vede allora che tu mi vuoi più bene di lei, vero? Sì, scherza, scherza tu. No, invece glielo dovresti proprio dire a Marina di... No, io poi non capisco. Cosa? Eh? Niente, niente, dicevo così per dire. No, 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 lascia stare. Ti preparo il letto allora? Ma no, è tardi, va a dormire. Buonanotte, Alberto. Ah, domani niente sveglia, dormi, eh? Niente sveglia. Ah, se non mi chiamano al telefono da Ginevra. Come vuoi. Alberto, beh, non ti ricordi di me? Ma dai, che siamo stati all'elementare insieme. Non ti ricordi alla visita militare che ti dicevo vieni con me negli Alpini? Hai fatto bene a dir di no, sai, perché in Grecia ci hanno fatta pezzi. Beh, sono rovati. Rovati! Oh, senti, professore! Oh, buongiorno. Ah, ma sì, rovati. Certo che mi ricordo. Non sei cambiato per niente, sai.
Chiamami Arturo, per carità, perché se mi chiami col cognome mi sembra di essere ancora a scuola. Stasera devi venire a mangiare a casa mia, voglio presentarti alla mia famiglia. Lei ce lo presta per una volta, vero professore? Ma certo, Alberto, vai, vai. Grazie, ma non posso. No, non dirmi di no, è da un pezzo che aspettavo di incontrarti. Ora, sincero, ve lo so, hai mille impegni. Beh, se non puoi stasera, ti aspetto domani a colazione. Anzi, ti mando a prendere con la macchina, se no ti perdi. Voi altri artisti, mi conosco io. E poi la villa un po' fuori mano. A domani. E ossequi, professore. Arrivederci, Rolati. Papà, ma cosa ti sei sognato di incoraggiarmi? Faresti un piacere a Rosa, è un tipo pieno di soldi. Vorrebbero strappargli un sì per l'asilo infantile. Maestro, grazie, quale onore! Vieni, vieni, oh, questa è mia moglie. Rovati, piacere. Questo qui è Marco, artista e sportivo figlio. Insieme. Manca Daniela, la mia figlia più grande, ma non da grande. Vieni, vieni, vieni. Andiamo. Dopo ti faccio vedere la bicicletta sulla quale scorazzavamo i miei mazzini. Era un attorpato, te lo ricordi? Ce l'ho ancora, pensa. Ma come no, era una bicicletta da corsa. Ma sta buono, guarda, smettila. Che splendore, una villa da Napoli. Sì. Prego, entra, entra, vieni. Prego. Vieni, vieni. Via, andiamo. La villa era del conte Pergoli, ricordi? Quello che si è rovinato, donne e cavalli. Io l'ho presa per poco, eccolo là. Un po' d'educazione. Margherita qua voleva sbaraccare tutto e mettere dei mobili moderni. Ma io sono andata a chiedere consiglio a Mingozzi, architetto romano. Mingozzi, sì, ha dato un'occhiata e ha detto che non dovevo cambiare niente. Mezzo milione mi ha preso, per un'occhiata. Quello lì, un milione, c'è l'autentica, ti pare giusto, eh? Sì, certo, è un po' caro, ma sai come sono gli architetti oggi, si fanno pagare. In compenso però è tutto molto bello. Hai fatto un affarone. Complimenti, bravo. Tu sei bravo. Tu sei diventato così importante. Ah, questo pomeriggio ho fatto venire anche un fotografo. No, sì, per carità, il nostro è un incontro fra vecchi amici. Sempre un gran simpatico, l'Alberto. Ah, adesso ti presento la mia fortuna. Ecco, queste le faccio io. Me le comprano in tutto il mondo, sai. Questa, una più bella dell'altra. Questa è Rosy, ha vinto il premio a Francoforte. Clementina, premio Sanremo. E questa è Sofia, perché assomiglia un po' alla Loring. Proprio ieri ne abbiamo spediti 200 esemplari in Cina. Ma chi l'avrebbe mai pensato, eh? La Cina, ma cosa vuoi? Scambi commerciali, eccoci qua. Bello, eh? Marco, basta con queste cose. Tu, Alberto, decidi là. Prego, Margherita, di mia moglie. Oh, chi deve accontentare, eh? Quello che passa al convento. Questa è Asmara, bravissima. E adesso tocca a te raccontare della tua scalata. Arturo, calmati. Adesso lasciamolo mangiare. Hai ragione, dopo tanto tempo. Ho visto le fotografie sui giornali. Che bella moglie che ha lei. Ma che tardi la Daniela. Dice che studia. Mai vista con un libro in mano. Ah, per me è una spina nel cuore. L'anno scorso è persino finita in carcere. L'avvocato che l'ha tirata fuori mi è costato 2 milioni, capisci? 2 milioni per aver detto coglioni a un poliziotto. Arturo, e tu non ridere. È un po' tanto, no? Troppo indipendente sta ragazza. Ah. Oh. Certo, gli avvocati sono cari oggi, come gli architetti. Ma gliel'avete detto che c'era il maestro a colazione? Certo. Sì, ma ha detto che non gliene fregava un tubo. Da zitto tu, sempre a parlare, cretino. Dai l'educazione che gli dai tu. Eccola, ma hai fatto così tardi. Adesso mi sente. Per carità, lascia andare. Mi dispiace, ho fatto tardi. Daniela, beh, ma non saluti il maestro? Ah, buongiorno, mi scusi. Oh, non è niente. No, grazie, prendo soltanto quello. Ma fermo, ti ho detto. Ma che demonio, tuo figlio. Oh. Basta. Sta fermo. Smettila di giocare con le posate. Te la sei lavate le mani? Ecco, sì, pulite, pulitisce. Ma guardami come sono luri. Secondo lui sono pulite. Ma vai che hai una bella sfacciataggine. Ha delle bellissime mani, lei sa. Non guardi mai queste cose. La ringrazio per l'intervista, maestro. È stato molto gentile. Uscirà la prossima settimana. Per le foto, allora, posso pubblicare quelle di Monaco? Sì, certo, quelle... quelle del concerto di Monaco vanno bene. A lei. Grazie. L'accompagno. Non si disturbi, la prego. Mi scusi. Pronto? Sì? Sì, va bene. A fra poco. Maestro, non le ha mai detto nessuno che ha delle bellissime mani? Come ha detto, scusi? Niente. Vogliamo prendere il caffè in giardino? Maestro? Volentieri. Prego.
Dunque a lei non gliene frega un tubo di me. Me l'ha detto suo fratello, sa? È difficile tenere un segreto in famiglia. Però mio padre in compenso ci ha fatto una testa sul suo arrivo. Beh, capisco, siamo molto amici. Comunque giuro che il mio ritardo non era voluto. No, non sono offesa, non si preoccupi. Stavo con gli amici, lavoriamo in gruppo. Preparate gli esami? No, facciamo i lanci insieme. Cosa? Lanci? Lanci col paracadute, è campionessa, è la più brava di tutti, lo sa? L'hanno scritto pure sui giornali, non ha paura proprio di niente. È molto interessante. Perché non viene a vederci la prossima settimana? Whisky liscio. Che ne pensa lei di questi che si buttano col paracadute? Dice a me? A me sembrano un po' matti. Può darsi. Ma ci pensi un momento. Crede che la droga o la moto siano meno pericolosi? A lei. Grazie. Secondo me Daniela vince anche quest'anno. Quella non è una ragazza, è un cronometro. Dove li fanno i campionati? A Guidonia, in settembre, no? Ma sei sicuro? Certo. Ho sentito dire però che quest'anno volevano cambiare programma. Appunto. Non lo so. Divertito? Formidabile. Vediamo qualcosa? Volentieri. Ma non c'è niente di straordinario in questi esercizi. È soltanto una questione di tempo. Sarà la stessa cosa con la musica, immagino. Sì, ma quando un musicista sbaglia tempo non succede niente. Già, quando sbagliamo noi invece. Signorina Rovati. Signorina Rovati. Daniela. Meglio, no? Mangiamo insieme? Non devi far colazione a casa? Eh no, oggi non abbiamo ospiti importanti. Anzi, ti porto io in un posto bellissimo. 2 minuti e sono pronta.
Pronto, Rosa? Sono Alberto. Volevo dirti che non vengo a casa per colazione. Ci vediamo stasera. Ah, senti, mi ha telefonato qualcuno? Grazie. Ciao. Perché lo fai? Perché è la cosa più vicina alla morte che io conosca. Mi eccita quasi quanto fare all'amore. Mi spieghi perché ti attira tanto la morte? Non lo so, è una sensazione strana, mi attrae e mi respinge. Beh, allora? Sai, ogni volta che tocco terra è come se nascessi una seconda volta. C'è qualcosa che ti interessa nella vita oltre il tuo sport? Sì, certo. Gli uomini. Qualcuno in particolare? No, 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 nessuno in particolare, almeno per ora. Neanche me? No. Perché no? Perché no? Anche se sei un uomo famoso e affascinante. E allora? Beh, e allora niente, perché tu sei una combinazione perfetta di narcisismo e di ambizione. Tu non dai niente a nessuno. La vita per te è soltanto una corsa al successo. Gli altri proprio non esistono. Ah, beh, senti, vogliamo fare un'ipotesi? Quale? Mettiamo che io mi innamori di te. Tu? Uno come te. Ma tu hai la tua musica, una moglie bellissima. Non sei innamorato di lei? Piace qui? Sì, ci venivamo a giocare sempre da bambini. E la trovi cambiata, Parma? D'aspetto sì, ma per me è sempre quella. Buongiorno, cosa posso servire? Oggi abbiamo un risotto e tartufi buonissimo e un ottimo filetto al pepe. Va bene. Va bene, grazie. A voi. Beh, è certo che dopo un pranzo come questo dovrebbero offrirci una stanza al posto del caffè. A me sta bene, il caffè non mi piace. Attento, io gioco. È forse il mio unico modo di avvicinare la vita. Vedi, Alberto, io rido sempre, ma di fuori soltanto. Allora lo fai per dare spettacolo. Sì, però a me stessa prima che agli altri. Sei una ragazza molto strana, Daniela. Può darsi. Vedi, a volte mi sembra di essere completamente spensierata. E quasi quasi ci credo. Se smetto di crederci, cade tutto. Mi sento come perduta. Mi viene voglia di piangere. Sei un po' contorta. Che cosa devi nascondere a te stessa? Prometti di non ridere e te lo dico. No, non rido. Mi nascondo una paura tremenda della vita, della morte, dell'amore. Non sono sicura come sembro. Quando vengo giù dal cielo e comincio a rendermi conto che l'erba è verde, vuol dire che la terra è vicina e che è lì che mi aspetta. È molto bello, sai, cominciare a distinguere tutti quei piccoli puntini che si muovono. Gli uomini? Certo, sono più pericolosi della terra. Tu, per esempio, guardati un po', lo vedi come sei compatto? Sei più duro della terra, tu. Se uno ti sbatte contro può anche andare in pezzi, sfracellarsi. No, non è proprio così. È così, credimi. Mi stai dicendo cose terribili. Ma forse sono anche vere. Quando ero bambino e mio padre mi parlava di concerti, di viaggi, di applausi, io già sentivo dentro di me che quel pianoforte, quelle note, quegli applausi, un giorno mi avrebbero chiuso in una gabbia. E una donna accanto a te che cosa fa? Nella gabbia si sentirebbe inutile. E tu non puoi uscirne. Anzi, non vuoi. Sei un meraviglioso soprammobile. Come
come fa tua moglie a sopportarti? Marina, finirai per intontirti in questo modo. Quante volte lo hai già sentito oggi? Non ti preoccupare, mamma, mi fa compagnia. Ascoltare il suo pianoforte in fondo è come ascoltare la sua voce. Senti, io non capisco la tua ostinazione. Perché non vuoi che Alberto venga qui da te? Io non so più cosa dirgli, ecco. Mamma, te l'ho già detto. Alberto ha i suoi concerti, non deve essere coinvolto. Appena finite le analisi esco di qui. È solo questione di giorni ormai. Ma se è per farti piacere, stasera lo chiamerò al telefono. Non so, inventerò qualche scusa. Però ti prego, non dirgli mai che sono stata qui. Sì, sì, come vuoi. Ma non ti agitare così. Ieri sera ha telefonato tuo fratello Jean. Ha detto che forse la settimana prossima verrà a trovarti. Sì, figurati. Jean non lascerebbe mai le sue ragazze e i suoi amici per venire qui da me. Mamma, per favore, lasciami sola, ci vediamo dopo. E quando torni, portami qualche giornale italiano. Come vuoi. Ecco il referto, professore. Grazie, potete andare. Cara signora, come andiamo? Ho già visto i primi esami. Ancora qualche giorno e poi torniamo a casa, va bene? È tutto a posto. Non è tutto a posto, professore. Lei mente male. Centralino? Ci vuole ancora molto per Parma? Ah, è già in linea, grazie. Passi pure, per favore. Alberto? Oh, finalmente. Perché non mi hai chiamato prima? Come stai? Sto bene, grazie. E tu? Anch'io. Quando verrai a Parma? Qui tutti ti stiamo aspettando. Io non vengo. Perché? Alberto, senti, è difficile. Non so come dirtelo. Ma credo sia meglio non vederci almeno per ora. Ho bisogno di stare un po' da sola. Ma come sarebbe a dire? Scusa, non è il caso di discutere queste cose per telefono. Vuoi che venga a Ginevra? No, no, Alberto, no. Ormai sto già per partire. Parti? E dove vai? Vado a fare una crociera. Ma non me ne hai mai parlato. E con chi vai? Amici di mia madre. E quanto tempo starai via? Non lo so, ma ti chiamerò io appena torno. Sta tranquillo. Secondo te che dovrei fare qui da solo fino al tuo ritorno? Alberto, tu non sei solo. Sei con tuo padre, con tua sorella, casa tua. Marina, non è questo il punto. Cerca di capirmi. Ho bisogno di te. Sei mia moglie. Alberto, lo so che sono tua moglie, però anche tu, Marina, devi... Dimmi la verità. Hai incontrato un altro? C'è un altro uomo? Volevo vederti, ma se hai da fare ci vediamo più tardi. No, è che oggi non ti aspettavo proprio, c'è la prima esercitazione del mese. Noi mangiamo qui con l'istruttore. Se ti va, puoi rimanere anche tu. No, è meglio di no. Ero venuto per chiacchierare un po' con te. Adesso scendo.
ci vediamo oggi pomeriggio. Se ti va, io alle 5 al massimo esco dal Reggio. Va bene, allora vengo a prenderti là. D'accordo. Daniela! Su, Daniela! Su, dai, sbrigati! Dai, che col papà ci parli di sera. È da molto che aspetti? No, no, non ti preoccupare, così siamo pari. Tieni, questo è per te. Ah, grazie. Non ce l'hai, vero? Se no me lo cambiano. No, no, è bellissimo. La mia cara Parma. È il mio Reggio. È bella anche con la pioggia. E ora come faccio a baciarti con tutti che ci vedono? Beh, per me fa pure. Ti ho preso questo libro così quando sarai in giro per il mondo ti farà piacere sfogliarlo e penserai un po' a me. Grazie. Senti, perché non andiamo a bere qualcosa al castello? Sete? Perché no? Buon compleanno. Grazie. Oddio, è vero. È il mio compleanno oggi. E tu come lo sai? Lo scommetto che sai anche quanti anni ho. Beh, è semplice, ho le mie spie dappertutto. Eh? Ah, già, tuo padre, il mio vecchio amico Rovati. Sai una cosa? Sei la prima persona che mi ha fatto gli auguri oggi. Beh, te ne arriveranno anche degli altri. Qualcuno penso che se ne ricorderà, no? Cin cin. Hai voluto parlarmi di tua moglie? Beh, forse perché avevo bisogno di parlarne. Da quando sei arrivato, non siamo mai stati un momento a parlare insieme, noi due. È vero, papà. È vero, papà, è vero, papà. E intanto dopodomani te ne riparti. Solo per pochi giorni, e poi mi fermo qui un bel po'. Conosco la tua vita, so quanto corri e per questo non ti faccio una colpa se ci incontriamo così di rado. Però, vedi, tu mi capisci, quando ritorni a casa, dopo, per me la vita scorre più serena. Anche se poi vederti ripartire è sempre una gran malinconia. Hai ragione, papà, ma la mia vita ormai è così. Un concerto dopo l'altro. Non mi posso fermare un minuto. È questo che mi preoccupa. Ti vedo sempre fisicamente e moralmente chiuso dentro la tua musica. Ah, è bellissimo il successo. Ma è come quando da bambino non si riusciva mai a staccarti da quella tastiera. Mi dai la stessa preoccupazione. Oh, papà, papà. Mi tratti sempre come quando ero bambino, con la stessa apprensione, con lo stesso affetto, voglio dire. Non ti dai mai un attimo di pace? Io oramai ti vedo più nelle foto dei giornali che di persona. Ma per me non può cambiare niente. Con tua sorella è diverso. Lei è sempre qui. E sono sicuro che se ci fosse ancora la tua povera mamma, ti direbbe le stesse cose. Quante cose mi avrebbe detto la mamma. Quante volte mi avrebbe ripetuto che... Insomma, ma volete venire a mangiare, sì o no? Figurati, oggi grande amore tra padre e figlio. Pure a Parma, io per conto mio vado a Ginevra dai miei. Perché? E una donna accanto a te che cosa fa? Nella gabbia si sentirebbe inutile. E tu non puoi uscirne. Anzi, non vuoi. Sei un meraviglioso soprammobile. Come fa tua moglie a sopportarti?
Pronto? Ah, Daniela. Ma allora dicevi sul serio che mi avresti mandato le rose? Ti faranno compagnia. Ti senti molto solo? Vorrei tanto essere lì con te. Senti, è vero che dopodomani suoni a Parigi? L'ho letto sul giornale. Sì, parto domani sera da Milano. Ah, bene. Io ho un esame a Milano. Così possiamo fare un pezzo di viaggio insieme. Ti do fastidio se vengo con te? Ma no, che dici? Anzi, mi fa piacere. Beh, allora, a domani. Sì, a domani. Ciao. Ci si sente molto sicuri con te alla guida. Meno male, grazie. Che esame devi fare a Milano? Quale esame? Guarda che io non ho nessun esame. Sono venuta soltanto per accompagnarti fino all'aeroporto. E anche più in là, se vuoi. Aspetta un momento. Ah, ma allora sei più bugiardo di me. Avevi detto che saresti partito da solo. Beh, se non vuoi venire. Tu te réponds? Tu études? O tu penses? Stavo sognando. Non sei francese? No, sono italiana. Oh, io vengo spesso in Italia. Quest'estate vado a suonare in un night. Ah, bravo, complimenti. Conosci tu Sardegna? Alberto? Vieni qui. Buongiorno. E guarda che sei da tuo amico? No, no, veramente l'ho conosciuto adesso. Si accomodi. No. Mangiamo una cosa qui? No, grazie, sono stanco. Torniamo in albergo. Mi dispiace, arrivederci. Ah, ma lo sai che quel ragazzo del bistrò, quello lì, suona la chitarra? Io con i musicisti ho successo, sai. Ma sei seccato? Boh, tu che ne dici? Fantastico! Sei geloso! No, sì. Soltanto sorpreso. È bello avere un uomo geloso. Mentre tu civettavi al bistrò con il tuo chitarrista, io ti ho preso questo. Un Cartier.
Sì? Pronto? Ah, ciao Asmara, senti, avverti la mamma che sono ancora a Milano e che rientro stasera, va bene? O forse domani o dopodomani, non lo so. No, no, niente, niente, mi hanno rimandato l'esame. Richiamo io, ciao. Cos'hai? Perché non parli? Il nostro viaggio è finito, lo sai? Era troppo bello, troppo nostro. Non ho proprio nessuna voglia di tornare a Parma. E non mi va che tu te ne vada dopo il concerto. Puoi venire con me se vuoi. Qui è tutto così difficile per noi. Sì, è vero. Domani, quando provi a Reggio, posso mettermi giù in un angolino? Tu sei tutto il mio pubblico, Daniele. Thank you.
Jean, sei proprio tu! Ma allora sei venuto davvero, non ci potevo credere! È meraviglioso! Ah, come sono contenta! Piano, mi stritoli! Di un po', ma è vero che stai male? Lo fai apposta, non è vero? Lo fai apposta per essere coccolata. Figurati. Sono così contenta di vederti. Sono malata sul serio, Jean. Dovrei rientrare in clinica. Una settimana con me a Parigi e sei guarita, eh? No, Jean. Domani parto. Ma non vado in clinica. Torno in Italia. Alberto, vero? Mm. È molto importante che io lo riveda. Gli devo parlare. Voglio tornare ad essere sua moglie anche per poco. Se gli avessi dato un figlio, forse a quest'ora. Rientra in clinica. Pensa prima a guarire. No, in clinica no. Per essere tenuta su quei fili come una marionetta, no. Non ci penso neanche. Vado da Alberto. A proposito, ho visto la nostra foto su Novella 2000. Sto diventando celebre anch'io. Sì, ma questa non è la celebrità che preferisco. Capisco. Anzi, senti, tu domenica parti in macchina e io ci vengo in treno a Venezia. Così evitiamo il bis. È meglio, no? Daniela, sei un tesoro. Mi dispiace di non essere vicino a te, come oggi pomeriggio. Come è cambiato la mia vita? Non eri in programma, sai? Allora d'accordo. Ti aspetto a Venezia all'albergo Danieli domani. Scusami, ma sono già in ritardo. Alla Fenice mi stanno aspettando. Sei stato molto carino a venirmi a prendere alla stazione. Vieni in teatro più tardi. Intanto puoi andare a fare una passeggiata. Venezia oggi è molto più bella del solito. Buongiorno, maestro. Buongiorno. Sì, signore, va bene. Sì, stanza 217, come l'anno scorso, bene. Stia tranquillo. Va bene, non dubiti. D'accordo, ho segnato tutto. Arrivederla, grazie.
Dio mio, quanto è giovane. E com'è bella. Anche più che in fotografia. Chissà se avrà il coraggio. Certo qui no. Forse dopo mi sarà più facile. Chissà, forse sto sbagliando tutto. Ma sì, ritorni in albergo, è meglio. Che stanchezza, questa Venezia, con tutti i suoi ponti, le sue pietre. E l'aria, quanto è pesante. E gli abiti che si attaccano addosso. Oh, che afa. Forse non è il momento giusto. Oh, questo odore putrido di laguna. Ma dove sta andando? Che mal di testa. Ma debbo farlo. Mi resta così poco. Buongiorno. Sono la moglie di Alberto. Mi scusi, le vorrei parlare un momento. Ho un bisogno disperato di lui.
Scusate, sono un po' stanco. Poi vorrei cambiarmi. Sì. Mi è piaciuto moltissimo. Grazie. Esatto. Bravo maestro, bravo. Complimenti. Bravo maestro. Dove sei stata? Che ti è successo? Perché non eri in teatro? Ti prego, andiamo subito in albergo. Ho tantissima voglia di fare l'amore con te. Va bene. Fammi cambiare. Ma che ti prende? Niente, niente. Andiamo subito, non cambiarti, dai. Ti prego, facciamo l'amore tutta la notte, Alberto. Daniela, sei strana. Dimmi che cos'hai. Non domandarmi niente. Ti prego, stringimi forte. Ma cosa stai facendo, amore? Dove stai andando? Me ne ritorno a Parma. A Parma? Perché? A casa qualcuno sta male? No, no, non sta male nessuno. Voglio solo andare via. Ma perché? Ti ho fatto qualcosa? No. Te l'avevo detto, Alberto. La vita per me è solo un gioco. E adesso sta diventando troppo serio. Trovi che sia un problema? Noi ci amiamo. Sì, 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 ma non basta purtroppo. Ascoltami, Daniela. Anche se non vuoi o non puoi spiegarmi quello che hai, cerca di essere ragionevole. Succede a tutti di avere momenti così. Fumi troppo, sei stanca, sei nervosa, non ti rendi conto di quello che dici. Però questo non significa che non possiamo restare a Venezia insieme come avevamo deciso. Non è così semplice. Ti prego solo di non credere che si tratta di uno stupido capriccio, di una crisi di nervi. Ma sii buona, non domandarmi altro, per favore. Io non so più cosa pensare. Ma forse era meglio se la nostra storia durava solo una notte, senza impegno per nessuno. Ma perché parli così? Credi che io stia bene in questo momento? Perché allora? Beh, va bene, fa come vuoi. Può darsi che un giorno io venga a cercarti. Può darsi che quel giorno tu non mi trovi. Maestro, vanno bene i microfoni? Sì, sì, non spostate niente. Ciao. Ciao. Non sapevo che fossi a Milano. Sono appena arrivata. Volevo vederti. Eccomi, sono qui. Ti prego, andiamo nella saletta di là. Sono molto occupato, è importante? Penso di sì. Dobbiamo parlarci, non credi? È tanto che non lo facciamo. E di chi è la colpa? La colpa è mia, lo so. Ma lascia almeno che ti spieghi.
Grazie, Martella. Che cosa vuoi spiegarmi? I tuoi viaggi? Ti sei riposata, vero? Hai conosciuto gente nuova, amici simpatici. È di qualcuno di loro che mi vuoi parlare? Ti prego, Alberto, non essere così aggressivo. Non è facile per me. E sono così stanca. Sì, certo. Sei sempre molto stanca per me ormai. È per questo che non sei venuta a Parma? A Parigi? A Venezia? Che non puoi più seguire il mio lavoro, la mia vita? La tua vita è cambiata. Ma che cosa ne sai tu della mia vita? Hai preferito andartene in crociera con i tuoi amici invece di stare con me. È molto più divertente, vero? No, 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 Marina, ogni discussione è inutile ormai. Lo hai detto tu al telefono. È meglio che per il momento ognuno di noi viva per conto suo. Non abbiamo figli, quindi non c'è problema. Invece c'è un problema. Un'altra donna, Alberto, lo so. Non c'è più nessuno, Marina, è tutto finito. Sono solo e voglio restare solo. Tu non sarai mai solo. Hai la tua musica. Non c'è niente di più importante per te. Bene, visto che non hai voluto seguire né la mia vita né la mia musica, perché non torni a Ginevra? Puoi farti un'altra bella crociera, incontrare altra gente, nuovi amici. Capisco che per te sia molto più interessante. Maestro, vuoi risentire la registrazione o passo al secondo anello? Riascoltiamo il playback, andiamo pure. Adesso scusa, ho molto da fare. Alberto, ho bisogno di te. Una volta ero io che avevo bisogno di te, ricordi? Adesso è troppo tardi per ricominciare. Mi dispiace, Marina, ma ormai non ci sono più per nessuno. Attraversare la strada in quel modo. Secondo me era drogata. Ma che drogata? È una che aveva fretta, ha attraversato la strada senza guardare. Eh sì, però anche il camioncino andava forte. Ma secondo me il guidatore non l'ha proprio vista. Ma proprio a me doveva capitare. Ma non è colpa mia. L'avete visto anche voi, non mi è sbucata fuori all'improvviso di corsa. Thank you.
scusate, un momento per scusi, maestro, un'intervista, un minuto soltanto. Non mi occorre altro, grazie. Come stai? Ti vedo stanco. Sì, infatti lo sono. Sono 6 mesi che corro senza pause da un teatro all'altro. Perché? Perché la mia vita è fatta così. Tu sei sempre alla ricerca di un nuovo successo. E così non hai mai il modo di vedere quello che ti accade intorno. Può darsi. Ma sei venuta qui soltanto per dirmi questo? No, grazie. Perché sei qui? Perché proprio qui a Venezia l'estate scorsa è cambiata la nostra vita. Tu l'hai voluta cambiare. Il grande amore. Sei scappata improvvisamente quella mattina. Ricordi? Sì. Il mio era un grande amore. E ti amo ancora. Ma non tornerò mai più con te. Io non ho la forza che aveva Marina. Marina? Che cosa c'entra mia moglie? Ma come hai potuto non capire che stava succedendo qualcosa vicino a te? Quel giorno a Venezia l'ho vista. Abbiamo parlato. Era molto malata. È entrata e uscita dalle cliniche per mesi e mesi. Sempre in punta di piedi, per non fare chiasso, per non disturbarti. Non voleva complicare la tua vita. Altro che crociera. E tu non hai mai sospettato nulla. Perché la tua musica e i tuoi successi ti hanno sempre impedito di vedere e di capire la vita degli altri. Marina mi aveva chiesto disperatamente di vivere accanto a te quel poco che le restava. Per questo sono scappata. Il nostro è un amore impossibile, Alberto. Perché vedi, io voglio essere una donna, non una platea. Alberto, il motoscafo è pronto all'imbarcadero. Ti ho prenotato l'aereo per domani mattina per Londra. A dopo. Maestro! Maestro? Daniela! Alla stazione, per favore.